si sono svolte ieri, domenica 25 aprile, ancora limitate a causa delle restrizioni anti-Covid, le iniziative cittadine in occasione della Festa della Liberazione. La cerimonia istituzionale è partita con la deposizione delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo, per poi spostarsi al Monumento della Resistenza in Piazzale Falcone Borsellino, dove dopo i saluti delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'ANPI e di un rappresentante degli studenti, si è conclusa con il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e con un momento di preghiera. La festa della liberazione è la festa del nostro paese, non è una festa divisiva, è una festa di coloro che credono nella Costituzione italiana, che è nata dai valori della resistenza, l'uguaglianza, la solidarietà, la libertà, la lotta all'intolleranza, e quindi è fondamentale ricordarlo ogni anno anche per ringraziare coloro che ci hanno liberato, gli alleati, e i militari che decisero di stare dalla parte della libertà dopo l'armistizio e i nostri eroi che sono i nostri partigiani, nel quale nel nostro territorio ce ne sono stati davvero tanti, uno tra questi è Giorgio De Sabato, al quale è intitolato il Cavalca Ferrovia. E quindi una grande giornata che ha a che fare con la memoria, ma ha a che fare anche con l'attualità, perché abbiamo scoperto con la pandemia quanto siamo tutti fragili, tutti uguali. Abbiamo scoperto come la solidarietà vissuta in questo momento attraverso la sanità pubblica, che garantisce il diritto alla salute per tutti, sia fondamentale. Abbiamo visto come abbiamo dovuto rinunciare alle nostre libertà personali per sconfiggere un virus ancora non sconfitto del tutto. E abbiamo visto come anche la democrazia sia un valore che è costantemente messo in discussione in tutto il mondo. Quindi questa pandemia rafforza i valori costituzionali che vengono dalla resistenza e speriamo davvero il prima possibile di rinascere, perché il giorno della liberazione in questo caso sarà quando avremo raggiunto l'immunità di gregge e avremo sconfitto questo maledetto virus. Io ho portato qui a Pesaro stamattina il saluto del presidente Acquaroli, che era stato invitato dal sindaco di Pesaro gentilmente, che ringrazio, e non potendo essere presente perché oggi le cerimonie giustamente ci sono in molte città della nostra regione, quindi aveva un altro itinerario, diciamo così, mi ha chiamato per delegarmi a questo momento e mi ha fatto particolarmente piacere perché io ho sempre partecipato alle iniziative del 25 aprile nella mia città, che è Fano. Stamattina sarei partecipato a quella di Fano, ma ovviamente questa ha assunto un importante istituzionale di maggior rilievo e sono stato qui e voglio fare i complimenti qui intanto anche per come è stata organizzata, nonostante le difficoltà giustamente dei distanziamenti della pandemia eccetera, c'è stata gente, ma c'è stata soprattutto visto motivazione, begli interventi da parte anche di giovani, studenti, rappresentanti delle associazioni. Mi ha fatto molto piacere, un momento molto intenso che va sempre in qualche modo ripercorso, va sempre in qualche modo non solo ricordato ma proiettato, diciamo così, anche come idealità, come principi, come modo di muoversi all'interno di questa democrazia riconquistata tramite quel 25 aprile anche per il futuro. Io penso che questa sia veramente la festa dell'Italia, la festa della nostra democrazia, come tanti hanno detto e ribadito, perché è una festa di unità. Noi non pensiamo affatto che possa essere divisiva in nessun modo, perché è effettivamente quando l'Italia, di qualsiasi tipo, di qualsiasi partito, di qualsiasi religione, sesso, di qualsiasi cosa, tutti si possono in un qualche modo riconoscere in questa festa che dà la dignità e la forza a tutti di essere quello che sono, senza paura, senza timori, semplicemente con la gioia di poter essere fratelli l'uno dell'altro e di riconoscersi democraticamente e di avere un dibattito civile senza paura di nessuna violenza o ritorsione, come abbiamo visto e come molti hanno detto in tante altre parti del mondo. E questa è la nostra meravigliosa festa in cui celebriamo questa nostra meravigliosa unità.